Dico stop a regole e leggi inutili, per me e per l'altra gente. Levo le mie urla acute verso il cielo, stridono. La mia voce voglio che si oda. Dovete ascoltare le mie urla, date loro del suo significato. Ben son chiaro e dal tono si comprende il significato, mio umore. Se acuto e simile a fischio, sono sereno e felice. Se civettoso e a tratti muto, sono agitato. Se simile pianto, sono stufo. Come? Non capite i miei gesti. Se mi nascondo dietro angoli, è per meglio ascoltare voci fastidiose. Se mi metto amorevolmente in testa, proteggo le mie emozioni. Se molti cinque l'ho, è per sentirmi partecipe. Se vado sotto le coperte, sento protetto. Bene, vi parlo e sopportatemi di utilizzare i gesti come li faccio con voi. Quando sono stufato con troppe parole, quando fingete che non ci sono e parlate di me, io sento, anche se non parlo. Sì.
infatti mi sembra che la serata sia veramente riuscita e affidiamo a queste mongolfiere un po' il senso di questa manifestazione, una manifestazione che ha ricordato una sensibilità che nella nostra città, nella nostra provincia è viva grazie all'operato sì delle istituzioni, ma come si ricordava prima anche del terzo settore e anche di tante realtà che nel tempo si sono consolidate. È stata anche bella unire questa manifestazione anche alla lettura delle poesie. Alla fine la vita è una poesia che può essere malinconica, può essere gioiosa, ma alla fine comunque dà il senso della propria esistenza. Quindi sulle parole che si sono dette, che si sono lette in questa poesia, è un po' questi palloni, a queste luci del cielo, affidiamo, come dicevo prima, un po' i nostri auspici, i nostri pensieri, immaginando che il futuro di questi ragazzi, dei nostri ragazzi, sia sempre di più un futuro migliore. Grazie. Grazie a tutti per essere stati presenti in questa manifestazione molto molto importante, la sesta giornata mondiale dell'autismo, e credo non sia un caso che a Pavia, nella nostra città, nel nostro territorio, ci sia stata una manifestazione così partecipata, così vissuta, con tanti contributi provenienti da realtà differenti che mettono al centro il bisogno. Il bisogno di chi si trova a dover affrontare questo tema, quello dell'autismo. Per noi diventa anche l'occasione un po' per ringraziare tutti voi. Durante il corso dell'anno magari ci incontriamo, incontro le famiglie, i genitori che con grande attenzione sollecitano l'attenzione stessa delle istituzioni, incontro i volontari delle tante associazioni che operano nel nostro territorio e scopro un mondo ogni volta ricchissimo, sorprendentemente ricco di sensibilità e di voglia di affrontare questa tematica tutti insieme. Ringrazio anche le strutture di carattere scientifico che ogni giorno si adoperano per riuscire ad affrontare sempre con strumenti nuovi questo tema. Essere qua tutti insieme, aver attraversato la città di Pavia con le nostre luci, prima quelle delle torce blu e poi le lanterne che ora abbiamo liberato, dà un senso per la nostra città e soprattutto per tutti noi di voler continuare questo percorso insieme. Come dice bene il motto che abbiamo visto scorrere lungo la via principale di Pavia, parte del mondo, non un mondo a parte. Questo è quello in fondo che vogliamo fare ogni giorno. Grazie quindi per essere stati così numerosi, da parte mia, che rappresento un'istituzione, il dovere di continuare a lavorare insieme, perché c'è ancora tanto da fare, anche nel pubblico dobbiamo migliorare tante cose perché le cure possano trovarsi sempre pronte, sempre migliori, in strutture ogni volta più all'avanguardia. Nel nostro territorio abbiamo tante potenzialità che riusciremo a esprimere meglio solo se saremo uniti come è successo questa sera. Grazie.